gli studenti hanno scoperto che quest'anno alla maturità ci sarà matematica e non fisica, la loro reazione è stata questa. Ciao fisica! Però voi non sapete qual è stata la reazione degli studenti della mia scuola. Allora, la professoressa che ho io è la stessa che fa lezione a quelli di quinta A, cioè della nostra sezione. E per tutto quanto l'anno ne aveva fatte esercitare sulle cose di fisica. Per tutto l'anno loro si sono esercitati principalmente su fisica. Quando hanno scoperto che all'esame ci sarebbe stata matematica, la loro reazione è stata tipo: no! No, 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 non è possibile. Infatti anche lei è arrivata in classe che era stremata, ha detto: porca miseria, tutto quanto questo lavoro ho perso! E quindi ha detto anche a noi: io ragazzi non so che cosa ci sarà tra 2 anni per voi, per cui sapete cosa facciamo? Finiamo il programma di quarta e di quinta in terza, quest'anno! Haha! Infatti, allora, io non so a che punto siano tutte quante le altre classi di liceo scientifico, però noi abbiamo come obiettivo finire quest'anno trigonometria e geometria analitica. Infatti se andiamo a chiedere a quelli di quarta che punto sono, sono al nostro stesso punto, siamo praticamente allo stesso livello, finiremo insieme a loro, perché il progetto della mia professoressa è quello di finire il programma di terza, quarta e quinta in quarta, così in quinta dobbiamo semplicemente ripassare ed essere super pronti per gli esami. E inoltre, aggiungendo molta ansia a tutto quanto ciò, ci hanno detto i professori che il secondo quadrimestre conta a partire dalla terza superiore, perché si fa poi la media di tutti quanti i voti della pagella, stessa cosa in quarta, stessa cosa in quinta, si fa una media ancora più grande e questa media qui va a influire con il voto della maturità. E ho detto: ma che pizza! Quindi io se prendo un 6 quest'anno devo pensare: oh no, la mia carriera è finita, aiuto, non riuscirò mai a prendere un bel voto alla maturità. Quindi noi viviamo con questa ansia, nel senso che se prendi un 6 è un voto brutto perché ti abbassa la media e tutto quanto, cose tristi così. Quando l'altro anno era: oh, 6? Fico! Vuol dire che quest'anno non vengo rimandato! Fico, fico, viva la vita, viva la vita! Non so che cosa serva questo video. E un modo per sfogarmi, anche perché l'altro giorno abbiamo fatto la verifica sulla geometria analitica, abbiamo avuto 1 ora di tempo per una verifica che richiedeva 2 ore di tempo. Cioè, in realtà, allora, voglio darvi una motivazione di questi video fatti così, in cui io sono seduta e ovviamente sono completamente diversi dai versus che faccio, perché in questo periodo YouTube ce l'ha con me, YouTube non fa visualizzare i miei video, per cui io, dopo che ho impiegato 1 giorno di tempo a registrare tutto quanto il mio versus, questo non viene visualizzato e la gente mi dice: ma perché non pubblichi più video? Perché YouTube non ve li fa vedere i miei video. E quindi niente, se questo video vi è piaciuto oppure vi ha confusi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video su Facebook e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Whoa!